compiuto 22 anni, non è poco, in una terra, in una città come la nostra, solo poche manifestazioni riescono a reggere con il tempo, sono quelle che hanno più farina nel sacco, no? Senza arrivare ai 72 anni della sagra musicale malatestiana, ma insomma anche 22 anni non sono pochi. Il festival è cresciuto, si è radicato, è diventato parte di un percorso di crescita della nostra città, non è un osservatore esterno, è parte integrante di questa crescita che sta portando la nostra città verso la dimensione di una città d'arte a tutti gli effetti, e così viene percepita anche dai visitatori che vengono a Rimini, no? Cosa molto importante e non scontata. E quindi in questo percorso ci sono tutti i presupposti, abbiamo appena inaugurato un museo di arte contemporanea, il teatro della città, e presto inaugureremo il museo Fellini, la piazza sull'acqua da cui parte dal ponte di Tiberio la via Emilia, il museo della città, quest'anno festeggeremo i 30 anni di quel museo che va certamente rivisto, certi percorsi, ma contiene un patrimonio enorme di storia che racconta tutte le stratificazioni storiche della storia di Rimini, dal periodo romano al 300 riminese fino al Rinascimento, fino all'Ottocento e anche al Novecento di Fellini e di Gruot, per esempio. Ecco, tutto questo è realtà, no? È il festival del mondo antico in questa realtà cresciuta nel quadrante museale teatrale del centro storico, immette della linfa ogni anno con delle riflessioni. Quest'anno in modo particolare con l'inaugurazione della Madonna di Raffaello, momento straordinario in sé, è un valore in sé inaugurare una Madonna di Raffaello appartenuta alla collezione di Audiface riminese, di Audiface di Ottalevi. Ma oltre a questo evento straordinario c'è anche la possibilità, riportando la Madonna di Raffaello, di andare a indagare un anno particolare che è il 1843, anno importantissimo per la storia di Rimini, per la nascita dell'industria balneare e la prima pietra del teatro. Un anno prima, nel 1842, quella Madonna partiva verso Berlino, una ferita per la nostra città che vedeva privarsi di un capolavoro come quello, ma anche un motivo di orgoglio, perché in quello stesso anno, con quella partenza, quella Madonna era stata riconosciuta, attribuita a Raffaello. Quindi un dolore, ma anche un orgoglio perché questa Madonna poi prosegue verso Berlino e poi quegli abitanti di Berlino e dei territori tedeschi faranno il percorso contrario, no? Arrivando negli anni successivi come prima visitatori, prima viaggiatori e poi come visitatori, facendo il percorso opposto e arrivando nelle nostre terre e nella nostra città.